Buongiorno a tutti, come andiamo? Andiamo bene? Oggi siamo a Zurigo, in una montagna, e vi porterò lì e intanto vi parlo un po' delle notizie che ho scelto per voi. Benvenuti nel mio canale e sarà molto interessante oggi. Allora, il posto si chiama Uetliberg, come potete leggere lì, ed è un piccolo monte, diciamo, che c'è un bellissimo albergo lì sopra, un bellissimo ristorante e un bellissimo panorama. E di questo oggi parliamo. Che panorama di notizie che ho per voi. Molto interessante. Bene, ora parliamo della Thailandia. Allora, prima notizia, che è una notizia personale. Allora, io mi devo registrare nel comune lì dove abbiamo fatto la casa, e per questo ci vogliono dei documenti. Per esempio, ci vuole la certificazione o la legalizzazione del passaporto, che è veramente il mio passaporto, dall'ambasciata italiana. Questo è il primo punto. E serve il certificato di nascita, anche questo legalizzato dall'ambasciata svizzera. Ora, siccome devo fare l'appuntamento sia nell'ambasciata svizzera che nell'ambasciata italiana in Thailandia, io già quando ho sentito questo ho iniziato a bestemmiare, perché ho detto: guarda, con l'ambasciata svizzera sicuramente sarà un divertimento, perché lì fai subito l'appuntamento, entri dentro, dopo 5 minuti sei fuori, hai fatto tutto bene e l'appuntamento te lo danno subito. Infatti era così, perché sono andato sul sito dell'ambasciata svizzera e per appunto fare l'appuntamento con loro, ed è fatto, lo potevo fare anzi entro una settimana l'appuntamento, ok? Perché il giudice o l'avvocato, quello che fa la legalizzazione lì, lavora diversamente che nell'ambasciata italiana, lavora più di un'ora al giorno. Ok, andiamo all'ambasciata italiana ora a Bangkok per fare l'appuntamento per legalizzare questo documento. Sapete quanto potevo fare l'appuntamento per inizio novembre? Ok, perché per fare la legalizzazione loro danno disponibilità solo un'ora al giorno per tutti quelli che hanno bisogno di avere questa cosa, un'ora al giorno, ok? E deve aspettare 4 mesi per fare un appuntamento. Bene, poi per le persone che sono interessate all'Elite Visa, ok, c'è un cambiamento, una novità, non so se è buona, brutta o bella o com'è. Comunque c'è scritto che le persone hanno ancora tempo fino al 1 ottobre
No, anzi, dal 1 ottobre cambieranno tutto il sistema per l'Elite Visa con condizioni totalmente nuove. Perciò, se sei interessato ancora di fare la richiesta per un Elite Visa, hai tempo fino al 15 di settembre e quelli che hanno già un Elite Visa possono fare l'estensione fino al 15 di agosto per altri 20 anni se hanno le requisiti per fare questo viso. Hai visto? Viso. Per fare questo viso. Bene, allora, importante da sapere che dal 1 ottobre appunto cambierà tutto il sistema dell'Elite Visa. Non sarà più con le condizioni che conosciamo. Se non sapete le condizioni come sono, andate su internet, anzi vi metto giù il link in descrizione, così potete leggere tutta la documentazione che avete bisogno. E niente, perciò anche lì c'è un cambiamento. Anche per le tasse dell'alcol, sull'alcol, ci sono ora dei mamma mia, sta camminata. Delle nuove strategie, cioè delle nuove discussioni che stanno facendo, li vogliono cambiare, specialmente quella della birra, e anche lì credo che aumenteranno la tassa, credo, perché sennò non ci sarebbe da fare un rinnovo di questa tassa, e perciò vediamo anche lì cosa succederà nei prossimi settimane. Comunque, ecco, poi la Thai Airways ha in mente di ritornare in borsa nel prossimo anno, diciamo. Hanno scritto qui che sarà possibile forse che nel terzo quarto del prossimo anno la Thai Airways ritornerà in borsa con le loro azioni, perché hanno visto che sta andando un po' meglio, diciamo. In più la situazione finanziaria è diciamo su una buona, diciamo in una buona direzione con il piano di risanamento che hanno fatto, e appunto hanno in mente di ritornare in borsa. Sicuramente all'inizio sarà forse una cosa interessante per comprare qualche azione, o forse no, non lo so, perché appunto il settore turismo è un settore molto volatile, ecco, e perciò boh, se uno diciamo ha voglia di comprare qualche azione, ma diciamo con forse poca percentuale, diciamo, del tuo patrimonio, lo può fare sicuramente, credo. Bene, per tutti quelli che vivono in Svizzera, hanno una moglie thailandese, questo è proprio il periodo di fare soldi, perché ci sono delle grandissime feste. Chiaramente ora è troppo tardi per attivarsi in questo senso, però quello che l'hanno fatto e hanno potuto avere uno stand in una di queste feste che stanno organizzando ora qui in Svizzera, o concerti, farà un sacco di soldi. Io conosco una che questo mese sicuramente potrà portarsi a casa 30.000 franchi netti solo vendendo Thai food a una festa grandissima che stanno organizzando qui, che la fanno ogni 10 anni comunque, e arrivano insomma un paio di 100.000 persone a questa festa. E niente, perciò questo, il food thailandese in Svizzera funziona, ed è dopo il mangiare italiano, la gastronomia italiana è al secondo posto qui in Svizzera. Ecco.
Per chi vuole fare business in Thailandia, ci sarebbe un'opportunità nel settore wellness, perché la TAT ha annunciato che vuole promuovere il settore wellness in Thailandia e che si possono fare si possono inviare diciamo, i progetti che possono dare meaningful wellness in Thailandia, che possono creare un meaningful wellness in Thailandia. Questo significa che deve essere proprio un progetto che dà un qualcosa in più nel settore del wellness, e se è questo così, la TAT potrebbe anche aiutare con finanziamenti, ma qui chiaramente parliamo di grossi gruppi che saranno interessati a questi, specialmente dall'America e da Singapore e cinesi. Comunque, se qualcuno di voi magari ha qualche buona idea, potrebbe informarsi alla TAT o nel sito della TAT e inviare la proposta. Buona fortuna. Dali mushroom, where is it? Disappeared. Guarda un po', stasera ci sarà una bella zuppa di funghi che se la mangia lei. Io non mi fido tanto. Darling, you make special dinner for me tonight? Eh? Mushroom soup. Fa vedere quanti ne ha presi. My God. It's a little come to what the view. Quasi quasi siamo arrivati. Yeah, we can also eat here, but here in the shadow. Yeah. No. Guarda che bel posto. Però ancora più bello deve arrivare. Nostri panini. Can you open please for me? What we have? Mushroom sandwich. Oh, guarda qua che panino. Okay. I'm really tired. Okay. Belli e brutti, siamo arrivati. Top di Zurigo. E qui Michalo, guarda che bel posto, bello tranquillo. Certo che la Svizzera è una fatica, eh? Che fatica questo paese. Mm.
Ah, prendiamo il treno ora per la discesa. Ecco qua il treno svizzero, guarda che lusso, quanto lusso. Scendere, la salita 2 ore. Bene, allora questo è il finale di questo video meraviglioso da questa montagna a Zurigo che si chiama Uetliberg. E noi ci vediamo nel prossimo video, grazie mille, ciao ciao! Whoop!